E voilà, we some in live. Allora ragazzi, questo sarà un video così dove parleremo di... Alla fine mi sono messo a fare di ricerca sulla architettura di Roma, ma semplicemente un giro con Google Maps, no? E immagino che si sarà bloccato il video. Io ho scoperto che quando condivido la schermata qua con Google Hangouts, praticamente rallenta un po'. Però ok, andiamo avanti perché non c'è tempo da perdere. Quindi questa, per esempio, può sembrare così uscita dal dollaro americano, così, questa chiesa, però è una chiesa che si trova a Roma, questa. E praticamente qui, questa la vedevo spesso perché questa chiesa qua di San Gaspare, siccome praticamente c'erano i campi da calcetto qua dove andavo a giocare, e mi ricordo già 10 anni fa, mi ricordo, no? Dissi a uno degli altri amici che giocavamo insieme lì: oh, ma questa è roba massonica. Però, capito, prima era in quei anni, diciamo, questa roba era, sembrava così un po' così stupida, complottismo, no? Poi invece noi scopriamo invece che c'è qualcosa di più complesso, diciamo, no? E tra l'altro io adesso mi sono ricordato che il Hangout mi va lento con le immagini, no? Quindi insomma stiamo scoprendo cose incredibile. Quindi, a proposito, quindi di questo simbolo qua, anche questa raccolta, perché noi adesso vedremo una raccolta di così, insomma, di chiese, di cose architettoniche a Roma che richiamano quel ottagono, no? Che si ripete spesso. In questo caso, questa è proprio una piramide classica, quella illuminata, proprio, no? Con l'occhio fatto proprio perfettamente. Non dire niente, è una finestra fatta a forma di occhio, messa proprio lì in alto, così. Vabbè, e poi alla fine ho scoperto, così facendo così ricerca su questa simbologia così di Roma, no? Mi sono imbattuto in questo in questo personaggio che dire che andrò a debunkare, cioè, un po' troppo, diciamo, perché è un personaggio veramente, addio, cioè è una specie di Rocco Bruno, diciamo, no? E no, perché vedremo che ha il suo così il suo gruppo di casalinghe annoiate, no? Che studiano insieme questa roba così, diciamo, abbastanza sozza, amiche. Però piace questa roba e vende bene. Allora, e quindi andiamo proprio con questa roba qua. Praticamente io ho sempre odiato Roma, nel senso che quando la gente a me mi dice, ma infatti anche nell'ultimo, quella dove sto con le suore, là, quel paesino, ecco, perfetto, c'è una zanzara qua dentro, perfettamente. Ok, cercherò di non distrarmi, anche se c'è un animale che vuole succhiarmi il sangue. E a proposito di succhiare il sangue, quello sarà il tema, diciamo, di oggi. Quindi a me di Roma non me ne è mai fregato niente, perché io quando vedo, per esempio, tutti questi grandi monumenti di Roma, io vedo la sofferenza, vedo gente che si è ammazzata per costruire questa roba satanica di questi maiali, di questi lucertole. Adesso li chiamerò così, lucertole, siccome abbiamo scoperto che basta vedere nelle opere, nelle cose, ci mettono sempre i loro antenati, no? Che sono draghi, lucertole, roba strana. Quindi le chiamerò col loro nome, quindi lucertole. Quindi vediamo, quindi, questa è una chiesa, che siccome Roma è piena di chiese, no? Quindi, c'è questa chiesa che si chiama, ecco, sì, non mi ci far scrivere, ok, ecco. Parrocchia Gran Madre di Dio,
come possiamo vedere qua, diciamo, qui, ok, questa ragazzi è la croce dei templari. Dobbiamo capire perché c'è questa forma. L'ho fatto vedere in un altro video. Praticamente è questa la spiegazione, ragazzi. È tutta qua. Vediamo se il grande amico, ho scoperto questo canale Mega Dimension Zero. Complimenti. Ho visto anche che anche tu hai scoperto Sean Ross, e quindi perché fai vedere a un certo punto lui che fa vedere la piramide, no? Di carta. Eccola, ragazzi. Allora, ragazzi, la croce dei templari sarebbe questa qua, quindi la parte negativa qua. Ok? Tutta questa parte qua negativa. Questa è la croce. Vediamo adesso. Quindi vediamo come la usano loro. Ecco, la croce, immaginatela questa qua. Ok? Questa blu. Io non posso lasciare il pennello qua, e quindi devo fare una cosa continua. Invece su Photoshop la posso continuare. Quindi, questa croce qua, quindi blu, diciamo. Vediamo un po' dove la si vede. Eccola. La vediamo. Ecco, sta qua. Qui è in bianco, diciamo. Cioè, ci sono molti modi di stilizzare, di rappresentare, però questi erano dei mercenari che andavano e facevano guerra e poi rubavano e s'arricchivano, no? E a forza di rubare per il pianeta, diciamo, per l'Europa soprattutto, praticamente hanno una ricchezza, questi sono i templari, hanno avuto una ricchezza talmente grossa che praticamente hanno il potere oggi totale. Perché hanno il potere di comprare i politici e tutto, e di muovere la storia come vogliono loro. Hanno fondato anche uno stato loro, dove praticamente stanno lì e hanno tutte le loro ricchezze lì e nessuno lo può toccare, la Svizzera. No? E infatti la Svizzera ha questa particolare bandiera con la croce, no? Ok? Quindi tutto si collega, ragazzi. Andiamo avanti qua con questa roba qua. Quindi, ottagono, quindi, perché anche nella, come ho fatto vedere, quindi, anche nella bandiera della Svizzera, no? C'è questo, no? C'è questa croce così, con i lati uguali, no? Che sarebbe la piramide, ragazzi. La piramide, quindi noi abbiamo a che fare con lo stesso sistema che si trovava in Egitto. In Egitto c'era quel sistema qua, cioè sono loro che guardano tutto e non fanno niente, è alle spalle della base che fa tutto, si ammazza, carne da macello. Ok? Quindi questo concetto quindi del lotto, l'ottagonale, quindi si vede rappresentato in tanti modi, tantissimi modi. La chiesa, eh? Cioè, se noi vediamo, c'è la loro croce, no, ho capito, 8 angoli qua. 8 angoli qua, che uno può formare la croce qua un po' come vuole. Però sarebbe questa qua. Boom. E boom. Boom. Bam. E bim. Boom bam. E chi altro ce l'ha questa cosa? Questo amichetto nostro. Nostro mostro. Ok? Ma come vediamo, sta dentro, vedete la croce qua. Chiara, ragazzi. Non c'è molto tempo da perdere, ragazzi. È talmente in our face. Vediamo Marconi, la fermata Marconi. C'è proprio ovviamente uno dice come ragionano questi e dice: ma
semplicemente una piramide. Qual è il problema? Un triangolo, una forma triangolare. Non è così perché questa gente stiamo scoprendo, questi lucertole, stiamo scoprendo che è, capito? Ottagonale anche qua, lo vedi la forma? A posto. Andiamo avanti, sono veramente tante, tantissime. Questa è Piazza Mazzini. Piazza Mazzini. Oh, look again. Un ottagono, un'altra volta. Ma guarda te. Allora, questa è la forma che si usa, si vede usare spesso nelle chiese oppure in questa architettura così importante, diciamo. Loro fanno vedere che noi controlliamo questo posto, cioè siamo noi in comando. Poi uno che è cieco non vede queste cose qua. Però io adesso con questo video sto facendo vedere, quando li metto insieme tutta questa roba, è vero che ci sono anche cose, architetture, per esempio, a sei punte, per esempio. Non è che tutte le chiese sono fatte così, però una buona percentuale sì, è fatta così. E quando noi, insomma, vediamo che questa roba, se insomma, vediamo, studiamo un po' a cosa è servita, cosa hanno fatto questi templari, no? Perché usavano questa croce e tutto, beh, capiamo che chi ci sta comandando, ragazzi. Capito? E quindi invece di cazzeggiare là, di studiare la geometria sacra qua di questo clown qua, di Michele proclamato, ha trovato un po' di polli, no? Stile Rocco Bruno, diciamo, e li ipnotizza con queste cazzate che non ce ne può fregare di meno. Capito? Non ce ne può fregare di meno di questa roba. Noi siamo in pericolo di vita o morte qua. Tu mi stai a parlare della geometria sacra, ma solo i coglioni ci possono cascare, solo i tipo la pubblicità, no? Quelle delle macchine, no? Che ti fanno vedere la macchina tutta perfetta, no? Aspetta che c'ho un'immagine qua di... Vedremo che cosa è impressionante. Vediamo se riesco a beccare un punto. Ho fatto... Ecco, questa qua. Questa è Roma, ragazzi, ecco perché io odio questa città, perché non è vivibile, questo è inferno puro, no? Per esempio, quelli che devono vendere la macchina, cioè questo è traffico, ragazzi, di Roma, quando questa gente te deve vendere la macchina, non te fa vedere questa roba qua, le macchine appiccicate qua, non te le fa vedere, perché, oppure non ti fa vedere il PM10 che ti causa il cancro, no, perché sennò non lo compreresti. Ti fa vedere la macchina che sfreccia così come si chiama là, le montagne là, Passo dello Stelvio, per esempio, no? Nelle Alpi, no? Tutta bella così, no? Capito? Quindi, questa è la realtà. E quindi, allo stesso modo, anche questi clown qua devono trovare gente polli, annoiati, che vogliono sentire. Voglio sentirsi dire che è tutto così bello, capito? Un po' come fa la TV, no? Capito? Con la pubblicità è tutto, va tutto bene, schiavo. Ti stiamo solo ammazzando, però non te ne accorgerai. Guarda, guarda cosa qua. Paolo Bonolis con quest'altro clown qua. Guarda com'è bella la vita, guarda, guarda. In questo modo, questo clown non può vendere se parla delle lucertole dei nostri padroni, perché a parte che, diciamo, è chi, diciamo, con questo, ha questo spirito, cioè, di fare soldi mentre siamo in una gabbia? Ma io perché i miei video non c'è monetizzazione e non ho mai chiesto donazione, non ho mai chiesto niente a nessuno? Perché capisco che noi siamo nella merda. Nella... Avrei dovuto usare, diciamo, la censura. Però comunque se invece questa gente che non gliene frega niente, addirittura parla proprio di massoni, no? Parla, oh, che bravo Giotto, diceva a un certo punto. E, però era no, Caravaggio, tipo, no? Però aveva ammazzato due persone, era amico di, come si chiama, Dante, un altro massone che ci ha messo in testa che c'è il purgatorio, e quindi per i malati di mente non c'è il purgatorio, nel senso che io posso ammazzare in questa vita, posso fare di tutto, tanto Dio a un certo punto andrò in purgatorio e Dio sentirà il
il mio perdono e mi perdonerà perché le mie intenzioni erano buone. Sì, ho ammazzato, ho fregato la gente, però le mie intenzioni erano buone. E quindi questi malati demente, che loro chiamano artisti, che hanno costruito Roma, questi schizzati demente, loro ne parlano come se fossero grandi geni. Ma quale geni? Che hanno fatto le prostitute, hanno lavorato per le lucertole qua. Capito? Ragazzi, lui parla delle lucertole, non vende qua la merda qua che deve vendere. Aspetta, come l'ha chiamato qua? Fermate, che mi fai ridere poi. Allora, il centro dell'energia. Sentiamo. Che si trasforma poi in video dell'energia. Energia, ragazzi. Siamo in una gabbia. E lui parla di energie. I polli stanno lì, ecco. Poi ci saranno delle altre persone, se non sbaglio, vero? Mi è venuto in mente una cosa, sti giorni, che davo un'occhiata alla parte storica del tragitto. Wow. Perché io sono carentissimo nella parte storica, cioè sinceramente non me ne frega niente. Ecco, ragazzi. A questi livelli siamo, ragazzi. Ah, senti. Personaggio mitologico da cui si impara poi tantissimo, che pur essendo figlio di Poseidone e di una ninfa, Sta parlando di Tritone. Cioè, capito? Noi siamo nella merda. Cioè, abbiamo problemi molto più gravi. E lui parla di Tritone. Ma sentiamo, perché è bravo a ipnotizzare i polli che ha lì davanti. Guarda, donne tutte, capito, fighette così, annoiate, single, che non gli vado a fare un cazzo. a metà corpo verde, la parte sopra, quella. Io, quando ha detto che ha metà corpo verde, ho detto, oh, aspetta un attimo, questo mi sa che parla delle lucertole. Umana. Siccome io ho cominciato a scrivere una cosa su Arcimboldo, Wow. e quindi lì il verde dovevo per forza cercare di inserirlo in un contesto ben preciso, allora mi ha. Attenzione ragazzi, tu dici il verde. Aspetta, c'è un modo di parlare del verde che è abbastanza così ipnotizzante Colpito per la. sta cosa qua e mi è tornata subito utile, perché la motivazione per cui quell'essere mezzo verde è sostanziale, è sostanziosa, ci Sostanziale e sta. Per sostanzioso. cui poi legata anche alla simbologia dei barberini, messa insieme, insomma, già ho detto guarda che bell'inizio. Lucertole, non devi di altro. Quindi un po' per me andare in giro, poi ripercorrere. Ecco, c'è una donna qua che praticamente non resiste, vuole sapere qual è. Ma perché? Cos'è questo fischio? Ah, ovviamente c'è la macchinetta che pulisce qua le strade che doveva passare adesso, perfetto, non c'è problema. Io rispondo così. Diciamo, ho detto un po' di parolacce, però ho coperto. Guarda le bambine annoiate, guarda quei capelli che non diventano mai bianchi perché sono colorati, loro vogliono rimanere sempre giovani, guarda come sono sexy e così intelligenti. Prima di tutto, ma che cazzo c'è? Aspetta, ma che cazzo ci fa una donna, diciamo, in un posto del genere? Cioè, con un predatore qua, anzi, gli dà pure i soldi, no? E perché vuole sentire la geometria sacra. Ma che cazzo ci devi fare con la geometria sacra? Schiavo, che ci devi fare con la geometria sacra? E però, insomma, questa gente si vuole. Sì, ecco. Ci sarò, datemi qualche chicca. Sì, te lo daremo, te lo darà lui. Tu, ti sarà dato tutto. Questa qua. Ecco, adesso lui sta per rivelarti il segreto della vita, e tu finalmente. Però questo che questa gente non capisce è che una persona quando arriva a un punto dove, capito, non si accontenta. Qualsiasi cosa ti potrà dire lui, ti potrà vendere questo imbroglione qua, diciamo, che sta a fregare i soldi e basta. Tu penserai, ah, ecco, questo mi darà la risposta a tutti i miei problemi. No, purtroppo no, c'è un problema nella tua testa che non capisci. E avrai sempre questa mancanza, questa cosa che stai seguendo che non arriverà mai. Ok? E un problema, per esempio, lo diceva anche in Genesi. Dio, no? Praticamente diceva che la donna ha dei problemi, è un po' come un bambino, no?
il fatto, per esempio, che ci è cascata col serpente, ti fa vedere che queste donne, diciamo che oggi governano e vanno, capite? Io non sto parlando male delle donne, perché le donne, se fanno quello che devono fare, e cioè non andare dalle lucertole oppure da questi coglioni qua, ma aiutare noi che stiamo facendo una battaglia con questi truffatori, con questi, questo è un pesce piccolo, diciamo, però gli piace, invece di combattere dalla nostra parte, vende. In questo momento così di inferno, così lui si mette dalla parte delle lucertole e vende queste illusioni a questi polli, fa soldi in mezzo a questo inferno, a questa guerra. Quindi la donna, invece di oggi, per esempio, mettersi dalla nostra parte, perché uomo e donna insieme possono avere una forza che, non so perché ho fatto la piramide, uomo e donna insieme possono avere una forza che può superare qualsiasi ostacolo, diciamo, no? Invece loro no, preferiscono, non vogliono sofferenze loro, non vogliono, perché noi lo sappiamo che se ti metti contro le lucertole, la vita diventa un po' dura, ok? E loro non vogliono sofferenza e quindi vanno dai mostri, soffrono con i mostri che non hanno sangue, non hanno cuore, non hanno niente, perché sono lucertole, che gli piace solo, e quindi loro vanno dai soldi. Guarda, sono tutte alla moda, tutte bellissime, che vanno nelle cose qua di Rocco Bruno, come si chiama? Proclamato, che finalmente gli darà quello che loro vogliono. Però il problema è che questa gente è stata cresciuta con un sistema che gli dice: ecco, tu divertiti, come un drogato, non vai drogato, mangia, prendi, perché Dio diceva non scavare molto nella conoscenza, non scavare molto nella conoscenza, come fa questo qua che ti fa vedere tutte le cose, geometria, cose, peggio cose. Che per noi sono difficili da gestire in vita, perché a volte ci fossilizziamo su una di queste, o due, tre. Ah, poi parla pure di natura, no? Di natura, no? Perché siccome non vogliono dire Dio, perché una volta che tu dici Dio, praticamente dovrai rispettare quelle regole che ti ha messo Dio. Allora, ragazzi, noi possiamo inventarci così, oppure volere, sognare, per esempio, che ci troviamo in un mondo senza regole, ma non è così, ragazzi. Non è così. E questo posto è stato creato da Dio. E non ci stanno cazzi, ragazzi, non ci stanno cazzi. Le regole le ha fatte lui, e se non le rispetti, soffri. Finisci così, che vai vai nella bocca del lupo, ragazzi. E il lupo te se magna, te leva i soldi e non ti rimane niente. Il problema con te è che tu non ti accontenti, perché non rispetti più le regole che ti ha dato il creatore di questo posto. Noi ci possono anche non piacere queste regole, lo so che sono dure, brutte, ma brutte nel senso, per me non c'è niente di brutto, perché anzi sono precise e perfette. E fino a non molti anni fa la gente non faceva il clown così, che andava dallo stronzo e si sposava con uno stronzo. Non lo faceva la gente, quindi erano regole che sanissime. Prima la gente, non so, qualcuno si ricorda che non si chiudeva neanche la porta di casa, no? Invece ci piace questo nuovo mondo che stiamo creando, dove siamo tutti incatenati e tutti impauriti con le CCTV, le telecamere ovunque. Ma ci verrà il dubbio che c'è qualcosa che non va con questo mondo che stiamo così seguendo? Capito? Tante belle parole da questo mondo, ma poi alla fine ti lascia sempre il vuoto, capito? A te ti piace la conoscenza, no? Come in Genesi. In Genesi c'è scritto, Dio diceva, non andare nell'albero della conoscenza, non scavare, non ti serve. Tu devi fare queste, devi avere queste poche regole qua, rispettale. E questa è la storia, ragazzi. Se il mondo l'avessi creato tu, e le regole fosse vai, comincia con la tecnologia e migliora questa creazione e spulcia le cose, vai, fallo perfettamente, vai, fallo. Il problema poi sarà che la gente
Questa qua sarà una single, questa qua che va nelle conferenze qua del Rocco Bruno, perché se fosse una mamma, per esempio, che si sacrificia per le prossime generazioni che verranno al mondo, non sta lì a perdere tempo a guardare questo tizio qua. Tipo la rabbia, la cattiveria. A volte sta roba ci fa perdere tanto tempo. Guarda, ma come si fa a cascare questo truffatore così? Ma come si fa? Come si fa? Bisogna essere veramente persi completamente per cascarci queste cazzate. Ma come cazzo si fa? La censura, ho messo questo suono della censura, però. Ma passiamo alla prossima notizia, siamo avanti. Capito? Le regole in questo mondo le ha fatte un creatore, Dio. E le regole, se ci possono anche non piacere, possono essere non piacerci magari. Con la testa che abbiamo oggi possono piacere, io non ci vedo niente di male, cioè rispettare nel senso che non andare per esempio con una donna che non conosci, perché insomma non divertirti con il sesso per esempio, perché non c'è da divertirsi, perché poi se ti diverti con il sesso significa che la generazione che verrà fuori dopo sarà finita, ragazzi. Sarà nelle mani dei diavoli, come sono finiti nella mano del diavolo tutti oggi. La gente che abbiamo intorno è morta, ragazzi. Capito? Perché è cascata, perché non voleva seguire quelle piccole regole, no? E c'è cascata al divertimento, le cose. Però come quando mangi troppi dolci, no? Alla fine paghi il prezzo, eh? È questo che noi dobbiamo soffrire insieme a questi dementi che non capiscono, purtroppo, se sono ciechi, vanno dietro ai coglioni, così, dietro a questi. Questo, tra l'altro, era un commerciante, lo dice da solo proprio. Capito? Numeri, numeri, soldi, soldi. Diciamo, come si fa a casca? Forza vitale. Michele è proclamato di dare la forza vitale. Guarda, mettiamo in un punto qualsiasi, è comicità pura. Un esempio per, ok? Quindi è un discorso dell'essere, in questo caso specifico, per cui quello prima è pellicano, poi. Ma guarda il guru che ha puntato la sua preda, no? Che guarda sempre, no? Ogni tanto la vedi che si gratta così nervosamente il viso pure, no? Cigno e poi fenice. Adesso ci andrebbe il caffè per come siamo messi. Guarda come ridono le polle, le galline, scusa. Passiamo alla prossima notizia, ragazzi. Questo è un altro che col verde ha fatto i soldi, va bene? È come te. Come te, queste galline qua. Però pollo ci sta, perché proprio il pollo dava l'idea di. Invece galline dà tipo una cosa tipo da protezione dei pulcini, sono galline. Ora, gallina anche, dà anche il senso di cervello da gallina, sì. Quindi, donk, passiamo, andiamo avanti un attimo, poi ritorniamo da sposimato, là, da parsimonio, là, come cazzo si chiama? Scusate. Forza Vitale, proclamato, è stato proclamato Michele, Michael, ritorneremo da Michael, ragazzi. Abbiate. E abbino un po' di pazienza. Quindi, allora, quindi, ottagonale, insomma, ragazzi, qui è piena di questa roba. E quindi io dicevo che non mi è mai piaciuto Roma, perché quando vedevo sta roba dicevo, ma che è sta roba? Dicevo, ma noi stiamo nella merda, noi siamo schiavi, questa gente erano re e regine, sono stati comodi, hanno comandato questa gente per fare tutte queste opere faraoniche proprio, anche piena di opere faraoniche, e dico, ma come si fa? Come si fa? Cioè, la gente come schiavi ha lavorato per questi, mentre magari potevamo così usare quelle energie, invece di alzare sassi per questi malati demente, potevamo fare altro. Allora, perché dovrei amare Roma io? Allora, Roma è proprio la dimostrazione proprio del orribile, infatti adesso piano piano della nostra schiavitù. E questo qua stavo vedendo,
Studi Mediaset, c'è scritto qua. Look here, Studi Mediaset. Quindi questi sono gli studios. E qui vedo, e cominciano a vedersi i serpenti, i rettili di questi malati di mente. E guarda caso, anche qui, c'è la loro croce, diciamo. Capire, già, loro già nel simbolo, quello là, hanno il drago, no? Capito? Canale 5. Questo è il drago, ragazzi. Questo è il drago. Una volta che lo sente, quando lo sente per la prima volta, dice: beh, che c'è il drago. Beh. Poi, quando capisce che nelle ville, insomma, chi è Berlusconi, eccetera, ci mettono proprio gli serpenti, eccetera, poi capire. Però, siccome una persona che è cieca, per esempio, quando gli dici tu sta roba, è come se stai a parlare tipo di una favola così, che non ha niente a che fare con la realtà, no? E quindi devi avere pazienza, pecora. Questo è il gay village. Gay village, perché il promuovere loro dell'uomo così senza palle, capito? E è un'idea loro questa. Per questo noi, capito? Uè, raga, dove andiamo? Dove cazzo vuoi andare? Dove vuoi andare che sei uno schiavo? Dove vuoi andare? Uè, raga, questi sono i maschi di oggi, per questo non facciamo niente, ragazzi, perché li hanno resi ormai moshi, saluto giapponese. E quindi vediamo vicino a Piramide a Roma, questo, e due volte si ripete. Ben due volte con la croce qua, insomma, al gay village. Quindi il gay village potrebbe esserci un significato qua, perché il gay village è una cosa che spingono molto loro, no? Perché come rendere i maschi non più combattenti ma stupidi, che pensano solo al divertimento, e qui dove vengono e fanno i loro divertimenti. C'è proprio uno spazio, città della nuova economia la chiamano questo, e dove creano così eventi, così, ovviamente promossi dalle lucertole stesse, no? Andiamo avanti e vedremo quante volte si ripete questa piazza Nicola Cavalieri. Questa è una semplice piazza così di popolare, così, un punto popolare della città. E premesso, questo ottagono è una forma come tante altre, quindi può essere pure che si può trovare, come in questo caso, per esempio, in una semplicissima piazza così di periferia di Roma. Però quando la vedo ripetuta migliaia di volte, mi comincia a venire il dubbio. Quindi, in questo caso, si tratta di un quartiere così qualsiasi. Quindi potrebbe essere, insomma, per me non è un caso che ci sia la croce qua, perché sono otto lati qua, e sappiamo quanto loro ci tengono. Però invece quando lo vedo nelle chiese, e non tutte le chiese, come ho detto, ce l'hanno questa cosa qua, però quando lo vedo nelle chiese mi comincia un po' a chiese, oppure anche in questo caso, per esempio, queste sono suore San Giuseppe, ok? Quindi qua lo vediamo, no? Due volte, qua e poi qua, no? Capito? Qui c'è la croce, ragazzi, capito? Si forma la croce qua, e capito? Quello che sto dicendo è che questa roba si ripete tantissime vie. Il 70% c'è questa cosa qua. Togliendo questa parte gialla, per esempio, che sto facendo adesso, quello che rimane qua è questo triangolo perfetto qua, no? Equilatero. E immaginiamo quindi di alzare questo triangolo, come se fosse, vediamo qua, quella forma, no? Lasciamo un po' proclamato qua. Eccola, perfetto. Quindi immaginiamo quindi di alzarla, diventa così. E abbassiamo, capito? Very easy, guys. The truth. Ecco, li lascio tutte e due insieme. Vedete, ragazzi? Semplice. Grande, come si chiama? Sean qua, che ha fatto, che per me è un eroe. Per me, io l'ho scoperto solo recentemente, lui,
Ross, Sean Ross, e per me è, e mi sto preoccupando perché è da un po' che non sta caricando più video, speriamo che sta bene, perché si trova proprio nella casa dei lupi, proprio in Svizzera, a combattere con questa gente, e l'hanno già cercato di ammazzare diverse volte, l'hanno torturato, gli hanno fatto di tutto, e per me lui è tipo il Bill Cooper dei giorni d'oggi. Come Bill Cooper per me rimane un eroe, che l'hanno fatto fuori appena dopo l'11 settembre, perché ha cominciato, insomma, a dire la verità e tutto. Allo stesso modo, oggi questo è il mio William Cooper, grande. Proprio. E consiglio a tutti di vedere i suoi video, perché può spiegare molto meglio di me questa roba. Magari metterò il link dei suoi canali, anzi, i suoi canali si vedono nelle informazioni sul mio canale qua. Quindi se clicchi su informazioni del mio canale, vedremo, passiamo alla prossima. Vedrete il suo canale, diciamo, ecco, un'altra volta, si vede benissimo, non c'è bisogno. Ma guarda anche la piattaforma qua dove scende l'elicottero, che caso, eh? E qui, diciamo, è stata fatta solo una croce, e questa è 8 punta. Uno sopra, uno sotto. E secondo te, no, la piazza più importante, quasi più grossa, la Repubblica, poteva non avere una fontana non ottagonale? No, non poteva averla e non ce l'ha. Pregressi, che diciamo che si ripete anche qua, questo può sembrare sono punte diverse, questa punta arrotondata, punta a punta, punta d'angolo. Ok ragazzi, cominciate a vedere un pattern, una cosa quindi si ripete, cominciate a vedere che c'è qualcosa. No, tra l'altro qui visto questa fontana ottagonale e ho detto ma cos'è questo bel palazzone qua, ho detto, no? E sono andato a vedere e c'è scritto Istituto Italiano Numismatica. C'è, capito ragazzi, qui le lucertole studiano i soldi, la storia dei soldi, c'è capito, scrivono loro la storia sui soldi, i ladri, abbiamo messo i ladri ad occuparci dei soldi. Eccoli. Ci hanno messo anche il segno, la cagata loro hanno fatto qua, così fanno vedere, guarda, siamo qua e lo so che stai là, lo certo là del cazzo. Obelisco, tra l'altro volevo far vedere, cioè, se io metto su Google, per esempio, quanti obelischi egizi ci sono a Roma, cioè, se spiega. Quindi egizi, ragazzi, quindi piramidi, collegamento, facciamo il collegamento, ragazzi, piramide, egizi, faraoni, società a piramide, dove il faraone aveva il potere di comandare tutti gli altri esseri umani. E Obe. Se lui lo, eccolo, perché io nomino i miei file, ecco, Obe, solo con le tre parole, no? Tre iniziali. Quindi vediamo come questa roba, così per caso, diciamo, c'è un po' di geroglifici, diciamo, così una piazza abbastanza importante di Roma. E quindi questa roba, l'ho parlato anche nell'altro video, ha un significato importante per questi malati, qui per le nostre lucertole, no? E quindi lo usano spesso. Quindi magari la versione ufficiale, ovviamente, come per esempio sull'11 settembre la versione ufficiale è che è colpa di Bin Laden, per questi, ma scusa, ma questi obelischi è perché noi...
li abbiamo presi dall'Egitto, li stiamo proteggendo qua, è un, anzi è un, tu non vedere insomma che qui ci sono occhi che rappresentano questi uccellacci, così, questi falchi, così, questi predatori, diciamo, questo toro, diciamo. Non vedere queste cose che rappresentano, non pensare male, no, non pensare male, schiavo, non pensare male. E quindi questa roba, diciamo, queste piramidi si vedono ovunque. Qui, tra l'altro, insomma, it's very clear, la forma qua, che forma è? Ecco, anche qua, che forma sarà questa? E quindi anche la versione ufficiale, per esempio, lo sa, lo ammette ormai che l'obelisco rappresenta il pene, ok? Andiamo avanti. Ovviamente nelle loro mani. Guarda qua dove sta, guarda. Ma guarda che caso, sotto all'ombra della palma, in questa piazza con questo globo qua. Ma loro vogliono farci vedere che dominano il mondo. E quindi diciamo che abbiamo così, questo è stato un video dove c'è un assaggio, diciamo, e io spero che la gente faccia la stessa cosa con la propria città, diciamo. Io ovviamente stando a Roma posso contare su reale, diciamo, qua a Roma. Semplice fontana, no, però guarda caso l'architetto massone ha scelto di, capito ragazzi dove sta? Ottagono? Qua sta. Ma è solo un caso, ovviamente. È solo un caso. Ma la pelle proprio loro. Certo. Magari tu dici, ma questo non è. No, eccolo, sta qua. È una forma. Stile. Questa è Piazza Cavour, ragazzi. Piazza Cavour. Proietta qua, non so perché, per i templari, ma guarda che roba, la casa di riposo, ma perché anche tu, casa di riposo tra l'altro, quindi dove fanno fuori noi, diciamo, capito, noi invece di così prendere informazioni dai nostri antenati, dai nostri dalle persone anziane, no? Perché possono darci qualcosa, no. Noi vediamo Striscia la Notizia. Allora, questa qua, ragazzi, questa è forte. Quando ho visto questa, io quando vedo, per esempio, vedevo dall'alto, per esempio, un gazebo, perché ieri ho fatto sta ricerca, diciamo, non è che vado lì ogni volta che vedo, tipo, in un parco un gazebo a 8 punte e facevo la schermata, no. C'è un motivo. E quindi qui mi è sorto il dubbio, perché oltre a questo vedevo qua questi altri due qua, uno qua e l'altro qua, e allora lì comincia a tenere via il dubbio, no? Perché se una volta, ok, due, ok, tre, sempre la stessa forma. Allora sono andato a vedere che questo edificio cos'era, e c'era scritto MSD Italia. Sono andato sul sito loro e guarda un po' cosa c'è scritto. No, magari è qualcosa di più divertente. Ecco. Ogni giorno portiamo la passione. No, ferma, no. Ecco,
ferma, senza musica non serve. Allora, ogni giorno portiamo la passione per la vita, ragazzi. Nei nostri laboratori, nei nostri uffici, negli ospedali, nelle vostre case. Oh mio Dio. Lavoriamo per migliorare la salute. Oh, attraverso la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini innovativi, ragazzi. Il nostro... Facciamo partire la musichetta. Il nostro impegno raggiunge tutti, anche attraverso programmi umanitari, ma che umanitari, di donazione, rubiamo i soldi, e distribuzione di farmaci. Perché vogliamo assicurare ad ogni singola persona un futuro migliore. Attenzione, ragazzi. Attenzione, quando qualcuno ti dice che vuole migliorare il tuo futuro, fai attenzione perché ti sta vendendo il niente, ti sta ingannando. Attenti all'uomo, ragazzi. Attenti all'uomo. Tutte le rivoluzioni volevano migliorare la vita all'uomo. Tutte. Però vediamo come è andata a finire. Attenzione quindi a quelli che vendono. No. Guarda qua. Qui il malato demente ne ha fatte tanti insieme. Guarda, tanti ottagonali questi, eh? Forma ottagonale, ma ripetuto svariate volte, tante volte, la croce, quindi, e anche l'ottagono in mezzo, tante volte, guarda. Allora ragazzi, chi prende il progetto, per esempio, chi fa l'architetto, chi fa l'avvocato in questo sistema, sono loro, ragazzi, perché questi sono dei mafiosi che si danno il lavoro a loro stessi. E quindi va avanti solo chi è nel loro club. E quindi per questo a Roma, per esempio, e ovunque vediamo questa roba ovunque. Il loro segno, no? Si vede ovunque il loro segno. Ecco. Everywhere. Camera di commercio, ragazzi. Capito? Dove c'è da fare la roba importante è in mano a loro, ragazzi. Camera di commercio italo-lituana. Che ogni cosa, vuoi un lavoro? Devi stare nel loro gruppo. E quindi ecco perché questa roba spunta fuori. Secondo voi questo campanile che forma avrà? L'ha indovinato. Octogo. Ok, trompiamo la musica. Vediamo un po' se ci rimane. Ah, guarda, ma è semplicissima fontanella. Perché a pensare che è semplice una forma che ci piace molto questa forma. E diciamo che la andiamo ad usare svariate volte, perché ci piace anche questo simbolo che vivere di questo obelisco così penetrante. Eretto così, insomma, con questo ottagono sotto, però non c'è niente. Questa non saprei, questa potrebbe essere un caso, però il fatto che c'è la croce e l'ottagono qua mi fa venire il dubbio, diciamo. Però, invece lo vediamo in un posto ben più sospetto, perché stiamo parlando della Camera dei Deputati, insomma, dove le lucertole si ammazzano per noi, diciamo, lavorano, sudano per noi proprio. E Palazzo Montecitorio, insomma, qui è dove si prende il culo, insomma, il cittadino, diciamo. Ma guarda, non l'avrei mai detto. E qui vediamo la piramide, ragazzi, ci stanno prendendo per il culo, ragazzi, sveglia, ragazzi, it's in our face, ma vediamo un altro segmento qua, perché era bellissima la raccolta che aveva fatto Jerome. Where are you, man? Where is the collection of the monsters? Look at them, guarda come fa. Segno con le mani, no? Guarda, perché è una simbologia che usano.
Dove sta quella cosa là delle mani? Sarebbe... Aspettiamo. Tra l'altro bella questa musica. Speriamo serva così a svegliare le pecore così dal sonno. Sveglia pecore, queste sono le star e la gente che votate. Pecore, sveglia. Guarda le star, guardale le star, le tue star. Guarda, pecora, sveglia pecora. Oh, Obama che avrebbe cambiato tutto. E invece scopriamo che ha origini svizzere. Ah, guarda questo uomo. Oh, veloce magari. Oh. Più veloce. Guarda com'è bianco e pulito, ma non diresti mai che è uno di loro, no. Ma no, guarda che brava gente, guarda. In un appartamentino così, che si regge con lo sputo proprio, tutta fatta di canne, entra anche l'acqua là dentro, insomma è una roba molto umile. Ecco, stanno lì che cercano di migliorarci la vita, no? La cosa bella però che Dio li ha diciamo così vediamo li punisce con la loro faccia, li punisce, guardate che faccia, ragazzi, hanno le lucertole, gli esce fuori, vengono punite da Dio. Esce fuori tutta questa merda, che la faccia ti fa vedere tutto, non puoi nascondere niente. Sveglia, ragazzi, sveglia. Ecco, lo sguardo finto si capisce subito, ragazzi, capito? Questo è il problema di queste lucertole, che non possono, non hanno niente di umano. Il Clan Consiglio comprendeva i membri della aristocrazia commerciale. Quando la popolazione si ribellava... Ecco, diciamo che loro ci tengono questa simbologia. Per questo ce la sbattono un po' ovunque, no? Quindi, ma vogliamo chiudere con... ma aspetta, questo era Montecitorio, vediamo se c'è rimasto... ecco, sì. Ma guarda che caso. Sempre roba egizia. Che caso, caso. Questa è Piazza Navona, ragazzi. Piazza Navona, obelisco, pene più cosene. Qua un'altra volta. Ok, più la croce, vabbè. Insomma, ragazzi, non si finirebbe. Ma questa raccolta che ho fatto non ha nessun senso. Se uno, diciamo, non ha chiaro, diciamo, the big picture. Però comunque, piano piano. Allora, questo qua, addirittura le lucertole ci stanno dicendo che loro si occupano anche della giustizia. Quindi loro hanno messo anche il segno loro qua, octogo, e noi, capito, gli abbiamo lasciato in mano la giustizia questi. Tranquilli, ai. Perché uomo non ti svegli? Cosa ti hanno fatto, uomo? Cosa happened to you?
Dobbiamo finire con altre chicche di spot di sì, abbiamo detto tutto qua. Quindi passiamo così, per concludere, diciamo, un po' di chicche. Adesso ci andrebbe bene tipo una musica, la musichetta quella proprio da... Facciamo questa cosa qua, almeno alleggeriamo un po', sennò è pesante. Ah no, già che c'è, ecco qua. Ecco. Adesso ho capito perché è verde questa roba, no? Cioè, la tavola smeraldina. Ecco, schiavo. La tavola smerdallina, schiavo. Stai per essere avvelenato, il cibo che mangi è avvelenato e tutto quanto. E onde, PM10, tutta questa roba qua. Però vogliamo parlare, invece di questo? Deve essere forza verde. Perché lì si insegna, no? L'immortalità. Sarà immortale uomo, capito cosa ti vendono questa gente? L'immortalità. E i polli ci cascano. No! Pollo, non ci cascare, questo mondo ha regole diverse da questi che ti vendono queste cose. Tu in questa vita devi fare quello che ti è stato detto di fare. Falla, poi, se sei stato bravo, finisci in paradiso. Se hai fatto il cattivo, c'è una punizione. Non si scappa, ragazzi. Tutti questi che hanno fatto queste schifezze dovranno rispondere di tutte le schifezze che hanno fatto. E io così, giusto così, proprio una parentesi un po' blasfema, diciamo, però anche se non esistesse questo concetto, uno dovrebbe metterselo in testa alla gente. Noi come uomini dovremmo mettercelo in testa questa cosa. Così, in questo modo, nessuno così può pensare di fare del male e di non pagare un giorno per tutto quello schifo che ha fatto. Quindi anche se non il mondo in cui viviamo non fosse stato creato da Dio, noi dovremmo fare questa cosa qua, visto come ha fatto l'uomo. Ma è una parentesi così stupida questa, però per dire, insomma, che andiamo avanti. Caspita, vogliamo parlare della tavola smerdallina qua? Originale greco, importantissima, fondamentale domanda, fondamentalissima. Quello è in greco, sì. Ecco, l'esperto ha confermato, è in greco, schiavo. Non hai soldi perché non hai più lavoro, non hai più niente. Ah, queste che vanno qua ovviamente non stanno a livello dei poveracci che invece cominciano già a sentire la sofferenza. Queste sono così gente così annoiata che non c'è un cazzo da fare. Hanno i soldi da buttare e vanno da questi clown qua. Ma sì, giusto per concludere così, perché sono divertenti. Oddio, che me stai a mettere il video? Utile a capire il perché dovrebbe esserci, sì? Una condivisione costruttiva tra quelle che sono le forme e le misure umane e quelle divine, perché poi da lì si parte. Mi spiego. Spiega, diva. Cioè, capito, questo... dice spesso questa cosa qua, no? Della natura, non dice mai quindi Dio, attenzione, quindi li capisce subito, la gente che non vuole parlare di Dio dice che tutto questo è la natura, cioè questa cosa astratta, cioè invece di dire che tu sei una creatura e quindi devi rispettare il tuo creatore, siccome non è molto bella come cosa questa, e purtroppo, cioè, no, anzi, no, purtroppo Dio ci ha dato la libertà di fare quello che vogliamo, chi è malato di mente sceglie di dire che Dio non esiste, quindi io posso fare come mi pare, e comincia, si butta su questa grande ricerca che lo porterà, l'uomo sulla Luna, l'uomo su Marte, e mentre qua intanto moriamo, siamo soli, isolati, non ci fidiamo più l'uno dell'altro. Quindi invece di parlare di queste cose qua, studiamo queste cazzate così. Sono bello così da sentire, però intanto sta in gabbia. Cioè, che cazzo mi serve a me? Sentiamo. Sì. Vai. Questo è il centro del tempio. Capito? Il cerchio del tempio, ragazzi. Va bene. Il cerchio.
Guarda come fa, capito? L'arrogante, tipo il professore, capito? Che è tutto. Che nella sua testa sta dicendo cose importantissime, non ha capito niente. Queste persone che lui ha invitato là, se perdono tempo con queste cose qua, non fanno figli, ragazzi, e siamo finiti. Una generazione non nasciamo più, è finita, ragazzi, sveglia. Questo mondo ha delle regole e se tu non le rispetti, siamo finiti. È finita, ragazzi. Capito? Ci sono regole da rispettare. Come si sono sacrificati i tuoi genitori con te, ti devi sacrificare anche tu. Altrimenti finirai come un drogato, come sono finiti questi qua. Come dei drogati che cercano sempre, capito, la salvezza. Ecco, questa conoscenza, ecco, il tempio qua, il numero delle colonne qua che dice qua, e mi svelerà il segreto, e una volta che ho quel segreto sarò libera. Non sei libera. Non sei libera. Questo mondo ha delle regole. Come tu non ti butti dal palazzo, dalla tua finestra, perché la gravità è una legge, quindi se non la rispetti ti fai male. Allo stesso modo anche la vita ha ci sono delle regole morali che se non le rispetti finisci male. E con questo io non sto dicendo che io sono perfetto, però il problema è che in un sistema così malato completamente nel caos totale, è molto difficile, ragazzi, fare qualcosa da sole. Da soli è impossibile. Io sto cercando di mandare questi messaggi così, però vanno nel vuoto perché ormai l'uomo è stato reso, secondo me, con qualche tecnologia, con qualche cosa, perché oltre alla cultura loro hanno, secondo me, usato anche altre cose, perché non è possibile che la gente è così stupida, non è possibile. Finiamo con un'altra perla di proclamato. Dentro del tempio è contraddistinto da una serie di colonne che sono queste qua piccoline, le vedete? Quindi questa. Certo, importantissima. Importantissima la novità che mi hai dato. Grazie, proclamato. Vai, dammene un'altra. Io adesso, se faccio questo percorso, diventa una cosa esagerata per come capisco, per come sono, per quanto sono buono, per quanto è. Ma fondamentalmente, questa cosa esiste da sempre con altri nomi. Per cui, nel mondo egizio, sono più ravvicinati questi passaggi, non ci sono tutti completamente. Così, intanto mi insegni anche roba così massonica. Mettimi in testa il mondo. La visione del mondo dei nostri padroni, capito? E lui lo vende come conoscenza, capito? Fregare l'altro è una cosa bellissima. Queste che fanno questi mostri, ragazzi, sono delle lucertole, sono delle lucertole, capito, ragazzi? Lucertole sono. Vai, mettiamo in qualsiasi punto e vomitiamo. Vomita. Principali di tutti i mondi iniziati. Chi gli hanno messo in mano a questa? Cos'è questa roba? E sono i tre colori principali, perché coincidono con i tre momenti della natura più importanti. Quindi il bianco, il rosso e il verde. Per cui quando noi domani siamo davanti a Montecitorio, c'è una bandiera lì, quella. Attenzione, dobbiamo amare, dobbiamo pregare i nostri predatori? Bandiera, chi ce l'ha data, sapeva queste cose. Wow, Garibaldi, ragazzi, è un nostro salvatore. Ok, quindi noi siamo la quintessenza della nullità di quello che erano prima. Oh. Ecco, io che chiuderei con questo. Fatality. Fatality. Chiuderei con questo, ragazzi, perché ne abbiamo sentite abbastanza, no? E potremmo anche così sentire altro, per non si finirebbe mai di imparare. Vai. La possibilità di comprendere. Perché tu hai fatto un percorso legato all'umiltà, che ti permette di. l'umiltà, questi hanno fatto un percorso sull'umiltà. Sapere. Non sempre questa cosa deve coincidere o non coincide con il percorso cattolico, coincide soprattutto con il percorso che noi tutti facciamo nel vivere quotidiano. Capito? Non ci sono le regole, però non le devi rispettare le regole. Tu fai un po' come cazzo te pare. Come te pare va tutto bene. Non ci sono Perché ti regole. muore qualcuno, perché è una cosa brutta, va bene? In quel momento spesso non riesci a percepire l'aiuto, tu divieni punto, perché tu, non, noi Tu divieni. non siamo aperti Ecco, noi non siamo, ma diveniamo. a pensare che ci sia altro oltre a noi. Ecco, lui ti sta per dire quell'oltre. Proprio non c'è.
cioè per noi a te partita la risata perché stai a pia per culo. Poi se ci capita qualcosa è successo a noi, che ci siano state altre forze che abbiano, come dire, compensato tutto ciò facendolo diventare un talento quel dolore, no, questa è una cosa riposta esattamente nella dinamica che la natura ha di arrivare. Natura, ragazzi, natura, è tutta colpa della natura, ragazzi, attenzione. Questi che non parlano di Dio dicono l'universo, la natura, capito? Tutta roba new age, ragazzi, del diavolo. Per vendere ai polli tu devi vendere roba così, le cazzate, no? Se tu gli vendi la verità per esempio non può essere venduta. Capito? È un po' più difficile da vendere. Guarda, schiavo, tu devi pulire la tua camera. Non è bello da vendere come concetto, no? Invece se tu dici, guarda, schiavo, mangia tutto il giorno nella camera perché non ti succede niente, sopra il letto, tranquillamente, non devi pulire, non devi fare niente. Questo è quello che fanno questi qua, questi guru qua. E i polli che sono annoiati dalla vita e hanno già dei problemi, vanno lì e ci cascano. Sono come dei drogati. Vai. Poi, a sua volta, il cubo è trasformabile in un qualche... Ma... Tu e il cubo, mannaggia. Vai. Altra perla per concludere. Concludiamo qualcosa di grosso, no? Concepisce tutto ciò. Vai. Allora, adesso prendiamo quelle braccia e facciamolo diventare una roba che sta all'Aquila. E non è solo all'Aquila. Wow. È in tanti posti, perché uno pensa che all'Aquila c'è tutto. Non c'è tutto all'Aquila, c'è molto. Però non c'è tutto. Allora, se tu vuoi capire il tutto, sei costretto a guardare il tutto. Ed tutto, è importante, ragazzi. Questo, perché lì impari tanto, ma non tutto. Ma non tutto, allora, capito? Bisogna... io so la verità, ma tu non lo sai, ma io ti darò la chiave giusta per risolvere con la tua vita, finalmente. La cosa succede è che quando poi andate a vedere una parte di Colle Maggio, che è una parte che potete riscontrare anche altrove, ve l'ho già detto, sì? Trovate una simbologia come questa. Questo si trova tra navata e transetto. Adesso li vedete i 3-8. Ecco, li vedete adesso? È chiaro adesso? Chiaro? Capisci adesso? Bentico persino, pensa tu. Ecco. È un signore che si chiama Vitruvio. È una robetta da poco. E lui per Cesare Augusto fa un lavorone. Cioè rimette in... Capito, ragazzi? Cesare Augusto. Lui ha lavorato per la lucertola. E lui, capito, lo dice come se fosse una cosa normalissima questa. Il circolo, quello che... il sapere degli egizi filtrato attraverso quello che è stata la manipolazione, chiamiamola così, che non è un brutto tema, degli ebrei e il passaggio attraverso i greci. Quindi quel sapere costruttivo poi diventa quello dei romani. Però lui fa una fine opera di sintesi. Capito, ragazzi, questo parla bene dei massoni. Chi prendeva parte così nella costruzione dei tempi, dei palazzoni di questi re, che questi re decidevano, no? Questi artisti, tra virgolette, erano tutti massoni, ragazzi, e dovevano far parte, dovevano conoscere la simbologia dei faraoni, quindi delle altre lucertole che vivevano in Egitto, no? E quindi non prendevano uno qualsiasi, e quindi loro dicevano come usavano, quindi l'artista che doveva fare l'opera, il re e l'artista erano nello stesso club e conoscevano come costruire, diciamo, la struttura in modo tale che sia di vantaggio per le lucertole, perché quelli che governano, e svantaggio per noi. Capito, ragazzi? E loro, quegli artisti, ci hanno sbattuti nei libri e noi li veneriamo. Oh, che grande genio, ma che grande genio che ha lavorato, ha fatto la prostituta per il re. Dai, mette tutto insieme, capito? Guarda come così, tutto così arrogante, no? Che ti dice la cosa, ma come se niente fosse. Grande genio, hai capito tutto. E quindi poi i romani, capito, questa gente che vuole fare soldi mentre è in vita adesso, non gliene frega niente dell'eternità, non gliene frega niente del dopo. Se non credete nell'eternità, non gliene frega niente di lasciare un mondo migliore a quelli che vengono dietro. Voglio pensare solo a prendere questi ultimi soldi che sono rimasti per loro. Non gliene frega niente di dire la verità. La verità non ti fa fare soldi, ragazzi. Anzi, ti dà tanta merda.
in un mondo di ciechi. I ciechi si ribellano. E erano bravi anche a costruire. Io sono andato a fare un tour fra i tanti a Verona. Sì. L'arena di Verona è una cosa tipo il Colosseo, no? Solo che più giusto. Voi vi siete mai domandati quante sono quelle arcate su tre piani? Sono 72 per piano, totale 216. Il 216 è un numero cubico. Ecco, io chiuderei con il numero cubico. Fatality. Fatality. E arrivederci, ragazzi. Grazie per l'ascolto. Salutatemi, sposimato qua. Parsimonio. Proclamato. Grazie, Michele. Geniale. Ciao.